Buongiorno amici, sono tornata un'altra volta con Giunia e le sue sorelle in cucina. Oggi vi preparo un sformato di carne macinata, melanzane grigliate e peperoni grigliate. Spero che vi piacciono. Di qui ho 250 g di carne macinata e c'ho melanzane, tre melanzane grigliate e pelate. Lo tagliate così, ho anche una cipolla tagliata a quadretti. Di qui ho un peperone rosso grigliato, voi potete mettere anche altro colore. C'ho il formaggio e due cetriole sotto aceto e prezzemolo. E di qui c'ho il formaggio a scelta, potete anche mettere mozzarella, mozzarella tagliate. Io c'ho il formaggio. Adesso c'ho anche la besciamella già preparata. Come vedete. Adesso accendo il fuoco e iniziamo. Ci metto l'olio. Questo sformato è estivo, buonissimo. Adesso ci metto la cipolla tagliata, la lasciamo rosolare un pochettino, eccoci, e dopo la cipolla si è rosolata, ci mettiamo la carne macinata. E proviamo a schiacciarla così assorbe tutto l'olio anche la cipolla. Eccoci. Adesso ci mettiamo le spezie, ciò di qui il pepe. Poi uno si arrangia come lo vuole piccante, poi un cucchiaino di paprika dolce, il comino si sta bene con le melanzane, anche il peperone perché no. Mischiamo il tutto. Adesso un po' di sale e sempre stiamo attenti col sale perché abbiamo il cetriolo sotto aceto. E anche ci ho messo un pochettino di sale sulla besciamella, quindi attenti al sale. C'ho la maggiorana, anche un pochettino. Lasciamo rosolare il tutto. Voglio dire la carne macinata con le spezie e la cipolla. E proviamo a schiacciarla bene. Come detto, questa è un'altra maniera per cucinare le melanzane e le peperoni e la carne macinata. Se è in sformato estivo, perché in questo periodo ci abbiamo le melanzane tante. Schiacciamo macinata, dopo schiacciata, rosolata e cotta, asciutta anche, vedete, perché la cipolla, la carne macinata assorbe tutta l'acqua della cipolla. Adesso spegniamo e mettiamo tutto su una sciopina. Ecco. Guardate com'è asciutta. Ecco la nostra carne macinata. Aggiungiamo il peperone tagliato a quadretti. Poi i melanzane.
grigliate e tagliate pezzettini piccoli piccoli. Tutte queste verdure sono già grigliate. Adesso grattugiamo il cetriolo sotto aceto. Queste cetriole veramente con melanzane e il peperone danno un gusto veramente buono, squisito. Come ho detto, su questo sformato io ho usato le verdure che magari tanta gente non le piace, tanti bambini non le piace, però così, con questo sformato, se si mangiano senza sapello, come un camouflage. In pratica è un sformato di carne e formaggio, però non si sentono tanto queste verdure a chi non piace. Come bambini, ma anche noi grandi. E poi è importante che è buonissimo alla fine. Adesso mischiamo il tutto. Ecco. E non ci vuole tanto nel forno perché tutte queste cose sono già cotte. Adesso ci metto la besciamella. O la besciamella, io la uso, lo faccio con l'amido di mais o di patate, non con la farina, è più leggera. Come si chiama? Adesso prendiamo la nostra teglia da forno imburrata e mettiamo il composto. Ecco, vedete, solo metà che è sopra ci metto, io ho le fette di formaggio, ma voi potete mettere qualsiasi formaggio che vi piace e anche la mozzarella sta bene. Se non ci avete fette potete anche grattugiarle. E ci metto l'altra metà dello sformato, così, ecco, vedete, schiacciamo il tutto. Poi ecco, adesso ci metto il formaggio sopra. Io di qui ho il cheddar, il formaggio del cheddar, ma voi mettete il parmigiano, voi mettete la mozzarella, qualsiasi cosa. Quelle che avete a casa. Adesso, solo per il colore, non è per qualcos'altro, ci metto un po' di paprika. E dopo in forno tutto. 15 minuti. Lo sformato è pronto, bello cotto. Vedete com'è? Non sembra che c'è la verdura dentro. Adesso tagliamo una fetta, una porzione. Eccoci. Vedete com'è? Tanto buono. E piace a tutti. E così avete mangiato tutti, melanzane, peperoni, carne, formaggio, tutto quanto. Se vi piace mettete like, subscribe e perché no condividerlo con gli amici o prepararlo e me lasciate un commento.